quasi terminando. Da novembre siamo qui alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, la quarta edizione di questa rassegna di contaminazioni tra linguaggi artistici. Una rassegna, diciamo, un po' che pesca nel torbido della musica improvvisata e delle abrasioni varie che si compiono nel mondo dell'arte. E ci piace mescolare gli stili, i generi, i linguaggi artistici, come nel caso di questa sera. Dunque, il progetto di questa sera è Leaf Branch Project, non so se la mia pronuncia, comunque è un ensemble che nasce appunto e integra il percorso poetico e narrativo delle letture del poeta Farò Meteoses, grazie. E la musica improvvisata di direzione jazzistica, così come hanno definito gli autori. È questo incontro appunto tra il batterista educatore Massimo Frasca e il poeta, e durante questo percorso appunto Massimo Frasca incontra Marco Tocini alle ance, e questa sera si unisce al quartetto Cristina Patrizzi al contrabbasso. Leaf Branch Project, grazie, buon divertimento. Non so a cosa fare. E ancora io
te e lui a Roma. Ti chiamo, ti chiamo, ti amo, ti ama? Mi chiami, lo chiami, mi ami, lo ami? Io l'ho visto, lui mi ha intravisto, io non gli ho mai parlato, lui non mi ha mai cercato, tra loro due ci sono io, lui è tra noi due, ma io, te e lui, insomma noi tre siamo trini, fatti purtroppo in ritratti, in tre atti quasi perfetti. Ora che non sono più con te, faccio ancora per tre. Tutto questo ha un perché. Sapore giallo limone. Agra lucidità mentale. Solarità del pomo, pensiero primigenio, lingotto sferico delle mie ricchezze interiori, totem in forma pallica, ricordo, flash afonico, richiamo citofonico, come una burla, barlume, bambino. Ha una scultura di Gianni Manzoni che è esposta nel giardino di Ardea della la collezione Manzoni. Per tutte le 24 ore, riavvoltolarsi più volte nel nastro, con lo slancio fulmineo della pattinatrice, che quadruplica il salto sul ghiaccio in paraboliche ginnastiche artistiche. E rotolando ridurre l'attrito col vento, col suolo, riservarsi uno spazio discreto ma audace per compiere quella torsione che favorisce l'abbraccio, e al contempo introvertersi in balia di un incanto, ventilando fra le pieghe dell'aria la più curvilinea, eccentrica idea che possegga la grazia di un passo di danza, per aliare nell'etere come l'idro volante, sempre che sia sicuro l'ausilio di un arioso vento veloce che liberi l'opera dalla convergenza illusoria dei margini, nonostante la spinta aerostatica di una fantastica ascesa alle nubi. E vitalizzarsi alla fine in un soffio, emulare in un turbine il volo dell'angelo. Name.
luoghi più comuni residenti e probatori alla difesa delle ricchezze dei formicai, apparentemente benestanti, ostentano la felicità. Nel possedere ossessivamente oggetti, nel marchiare all'onda del disonore, la coscienza ribelle, 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 ribelle. Che crea e trabugia. E clonati si acclaudono in un eclatante, esasperato, girovagare, ipnotico. Clonanti e clonati si acclaudono in un eclatante, esasperato, girovagare. Ipnotico. Metropolitano scalzo, scendo scalini nella notte cupa, in un sobbalzo dell'intestino grasso, per 35 raffiche di mitra che mi sforacchiano il tessuto jeans. A passo lento, metropolitano scalzo, giunto alla piazza sotto una statua decapitata e monca, che è il piedi sporchi per il fondamento. Il cielo è come il soffitto basso, nel suo centro la luna è concava, per un pugno in faccia. Apro le porte della mente, scavalco le fortezze del nulla, supero i palinsesti del programma e do il segno d'attacco con una bacchetta magica e orchestrale, ribatto come la maestria fra le pieghe della matita. Bombardo i bambini di pietre di bambagia, di coriandoli di cartoon e vecchietti di fumetti. Sguaino la scimitarra che scintilla d'argentil, spacco lo specchio lucidato da febbrilla e non contento. Per un mio moto ondoso in aumento non mi sento più pervenuto e mi spavento se sulle alte perturbazioni non mi turbi. Non dico mai la verità in dettaglio, se non sotto tortura, perché il mio congiuntivo è congiuntivite, il mio indicativo è un indizio auditivo, è un congegno linguistico e un onama da malizia nelle mie balbuzie, che vi grido di buon grado e che ci credo, se accumulo la rabbia che non sbollo, se non abbaglio Maria di chitolli speccata punti tra la clax di un applausometro, tra il silenzio di un manometro. Vi faccio lo spelling e il footing da un eccetera all'altro, di recitazione sillabica alla piana palatale, di autodidattica semantica, lesbico, lessico, sintattico, del numero passante, dall'assativo al lavativo, dall'assista al lesionista. Lasciatemelo fare, ostinatamente, so di scrivere male, la lingua mi sa un po' di cognac, ancora risati, ancora.
Ancora missati! Ancora missati! Disabituati all'illusione dell'eternità, vedrai rinasceranno presto i germi del mio male.
Vascello per Gabriele Lani e Rita Marcotulli, ho lasciato qui in cassa, e vi ricordiamo l'ultima serata di cose, il 12 maggio, con il combo di Fabio Corvini e Santo Santa, in questo. Grazie, buona serata, buon proseguimento.